Allora, i miei ospiti sono loro, i vostri ospiti sono loro, io devo soltanto presentarvi rapidamente. Volevo leggervi una cosa però prima, l'ho detto stamattina a Riccardo, che è il capitolo che mi ha emozionato di più, come la Verina, perché poi c'è solo una frase che però fa capire dove sta il problema, o quello che noi cosiddetti normali pensiamo sia il problema e non lo deve più essere. Io proprio la mia amica Rosetta, che durante la presentazione del film usa questo. Ecco qua. Allora, una pagina, ci metto 5 minuti, mi sono cronometrata, se vado veloce 5 minuti. Allora, il capitolo 33, che poi per combinazione con Piera non ci siamo messi d'accordo, ma sì. Io lo leggo, lei invece poi farà la moderatrice, quindi è diverso. Il capitolo 33 del libro Vi dichiaro uniti, di Riccardo Cristiano, è il negozio del signor Molinaro. Ora siamo tutti di Venezia, mi pare, no? E tutti dovrebbero ricordare cos'era. Ma tu lo sai cos'è il negozio del signor Molinaro? No. Tu sei tosco emiliano, umbro, ogni volta lo ricordi, sì. Allora, era il giugno del 2000. Io e Marco ci stavamo preparando alla volta di Roma, destinazione World Day Pride. Dovevo acquistare alcuni bollini. Al tempo esistevano le macchine fotografiche tradizionali e non i moderni smartphone, con i quali si possono immortalare così tanti momenti da perdere la memoria. Da un certo punto di vista era qualcosa di romantico, perché i rullini avevano un numero veramente limitato di impressioni rispetto al digitale e quindi la scelta di scattare non era casuale o un riflesso compulsivo. Ci si metteva in pausa, in posizione accuratamente e l'attesa del risultato, che passava attraverso i giorni che ci volevano per sviluppare il rullino, era affascinante. Spesso acquistavo presso il negozio del signor Molinaro, una vera istituzione lamitina, una piccola bottega nella salita fratelli in Marita a Nicastro. Era un luogo magico, una via di mezzo tra il paese delle meraviglie e un bazar senza capo né coda. Appena entrati si era travolta da un miscuglio di profumi, un misto di naftalina, odore di carta e sapore di vassiglia. Sopra le nostre teste, appesi in chissà quale modo artistico, troneggiavano oggetti di ogni tipo, dalle confezioni a cartelli di ogni sorta. Era pieno di scaffalature strette e affollate, dove solo il signor Molinaro trovava ciò che i clienti chiedevano. Infatti lo vedevi sopraggiungere poco dopo essersi perso nei meandri di quel caos, sorridente e con in mano l'oggetto desiderato. Sembrava un mago che dal suo cilindro spolverato tirava fuori cose che nemmeno i moderni centri commerciali organizzati in porti troverebbero. Entrai nell'angusto spazio, due o tre clienti anziani borbottavano tra di loro. Alla mia destra una signora si faceva sistemare l'orologio, per cui quel piccolo affatto faceva anche l'orologiaio. La radio, sottofondo, trasmetteva musica e discorsi di politica spicciola, ostentati come ad un comizio cittadino. Arrivò il mio turno, il signor Molinaro prese la mia ordinazione e si tuffò nel marasma labirintico del suo negozio. La musica fu interrotta per la trasmissione del giornale radio ed il conduttore annunciò la notizia del momento. La sfilata del Gay Pride della capitale, proprio in concomitanza con il giubileo della Chiesa Cattolica. Appunto, uno degli anziani signori, rimasti più per ciallare che per acquistare qualcosa, esclamò: «Questi ricchioni fanno schifo, dovrebbero starsene a casa a fare le loro porcherie». Gli altri due scoppiarono in una fragorosa risata, mentre io, dopo aver ascoltato quelle offese gratuite, guardavo fisso un punto del soffitto, ma dentro di me avrei voluto voltarmi e dire un altro. Desistetti. Sopraggiunse il signor Molinaro, che prima di consegnarmi i rullini replicò rivolgendosi ai maleducati: «Il vero schifo è sentire gente come voi, che ha combattuto per la libertà di tutti, prendersela con delle persone che non hanno fatto nulla di male a nessuno. Dio non giudica, non giudica. Voi invece lo fate. A che titolo?» Pochi secondi di geno, nessuno rispose, poi si rivolse a me e mi disse: «Se avessi i tuoi anni andrei a Roma a scattare tante foto con questi rullini, ma non sono un buon fotografo e poi non saprei a chi lasciare il negozio». E mi fece l'occhiolino. Pagai e mentre uscivo, pieno d'orgoglio, guardai in faccia chi prima ci aveva denigrato.
avevano cambiato discorso e se la prendevano nuovamente con il politico di turno. Respirai, poi voltandomi vidi all'esterno l'insegna del negozio e con gli occhi un po' lucidi osservai il signor Molinaro continuare nella sua missione quotidiana di rispetto e uguaglianza, perché il suo negozio era aperto a tutti e per tutti aveva qualcosa. Eh già, perché il mondo è come quella baraonda, ognuno di noi ne fa parte. A volte ascoltiamo le offese di qualcuno che ci vorrebbe umiliate e vittime, altre trovi chi sa vedere molto più lontano e difende con la sua semplicità un ideale di libertà e giustizia, senza curarsi delle cose che ci dividono, ma con curiosità apprezzando ciò che invece ci accomuna. Quel dì ebbi una delle lezioni più belle della mia esistenza e mentre i giorni dopo sfilavo insieme a Marco nel mio primo spettacolare, luccicante Pride, pensai al signor Molinaro e alle foto che scattai, merito suo. Avrei voluto regalargliele e dirgli che l'orgoglio era anche e soprattutto quello di non abbassare la testa per stare in silenzio, ma difendere i diritti di tutti nella vita quotidiana. Non importa ciò che sei, la tua appartenenza, il colore della pelle o qualsiasi altra variante. Per difendere un ideale bisogna unicamente desiderare con forza un mondo più giusto, dove tutti possano sentirsi accolti per come sono. Adesso, a distanza di quasi 20 anni da quel giorno, il negozio del signor Molinaro non c'è più, ma chiunque passi da quella salita ripida può ancora percepire il profumo di naftalina, odore di carta e sapore di Marsiglia, e immaginare quell'uomo così laborioso e preciso sostare sull'uscio per accogliere chi avesse bisogno di lui. Lui era sempre lì per ricordarci che se cerchi qualcosa, non importa il caos intorno a te, alla fine, se ci credi davvero, la trovi sempre. Penso che dopo aver letto questo, io non sono una lettrice, avevo cercato anche un personaggio un po' con una dizione, ma non l'ho trovato. Io sono già entrata con questo capitolo in tutta la problematica della comunità LGBT di cui 2 anni fa non sapevo, non conoscevo neanche. Ringrazio Marco perché ci siamo, Marco, ringrazio Riccardo perché ci siamo incontrati per caso dopo diversi anni. Lui è stato mio alunno 25 anni fa, quindi lo ricordo un ragazzino di 13-14 anni, l'ho ritrovato un uomo. Io adesso lascio Piera perché sa condurre il suo mestiere. Mi presento però Marco Marchese, che è il marito di Riccardo ed è anche presidente delle officine editoriali di Cleto. È l'avvocato Felice, vice sindaco di Cleto, che dovrebbe un pochino, vediamo come va la discussione, darci qualche spiegazione sulla parte giuridica, perché fino a 2 anni fa le unioni civili non erano permesse, quindi è stata una grande conquista, ma ancora la strada è molto lunga, mi pare di capire, loro lo spiegheranno molto meglio. Io consiglio il libro, dico una cosa, perché io la presentazione del libro l'ho già vista al chiosco di San Domenico, ho imparato tante cose, il libro l'ho letto molto più rapidamente poi. Volevo, Marco, qua c'è nel libro, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definiva già 30 anni fa quello che noi definiamo omosessualità, non si chiama così, è una variante normale del comportamento umano. Sono parole molto precise, molto semplici, sarebbe come avere gli occhi azzurri, i capelli biondi, è una cosa del tutto normale. Si nasce così, abbiamo sperimentato che si nasce così, non si diventa, quindi ci sono dei dibattiti un po', ma penso che sia così la realtà. Quindi ogni volta che pensiamo, ci sono già le prenotazioni? Niente, lascio la parola a Piera, il capitolo 33, me lo sono già. Me lo hai giocato, perché io dovrei. Grazie, comunque, Giovanni. Grazie. Grazie. Sì. Allora, io quando Giovanna mi ha parlato di questo libro, il primo istinto è stato quello della curiosità, devo dire la verità, Riccardo, ma non curiosità morbosa, la curiosità di un mondo che non conosco, come potrebbe succedere nell'andare ad una mostra di pittura. Per me è una cosa nuova, quindi è un mondo nuovo.
capire come si dipinge, capire perché. E io penso che alla radice di tutto c'è sempre, non penso, sappiamo tutti che alla radice di tutto c'è sempre un perché. È vero, come ha detto Giovanna, che si nasce, come si nasce, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, o con un modo di vedere una parte di noi stessi in maniera diversa. Però è vero anche che al di là di come si nasce, c'è il come si vive. E io, vedendo la, diciamo, la sintesi del vostro matrimonio e leggendo il libro di Riccardo, leggo un perché, cioè il tutto è legato a questa libertà di cui parli e che assolutamente vuoi, e si può anche capire perché la libertà è talmente importante per te e per Marco, ma all'amore, cioè il sentimento che è legato al rispetto, ma che lo vede in una forma nuova e secondaria, perché al centro di tutto, a mio avviso, leggendo il libro, c'è la forma di amore. Amore per la vita, amore per i sogni, amore per quello che si vuole, amore come rispetto di se stessi, prima di tutto e prima di ogni cosa. A me ha dato questa impressione, siccome amo moltissimo il concetto di libertà e io stessa lo vivo e l'ho vissuto sempre facendo da molti definita bastian contrario, non è essere bastian contrario, Riccardo, è essere se stessi nella propria unicità, che non viene ripetuta né sulle impronte digitali né sulle impronte mentali. Ognuno di noi ha uno dei principi che vuole al di sopra di tutto. Riccardo è nello specchio Marco, sono, a mio avviso, l'aspetto emotivo del mondo che spesso si mette, non si mette in gioco, perché si mettono in gioco altre cose, si mettono in gioco soldi, si mettono in gioco affari, si mettono in gioco dei rapporti ipocriti, ma non si mette in gioco veramente in una coppia e in una coppia di amici, in una coppia di qualsiasi tipo, ma anche di genitori, col figlio con genitori, alcune volte l'ipocrisia. L'ipocrisia che poi va a parare senza possibilità di sconfessione da parte di tutti in una vita ipocrita, in un vivere ipocrita che dà poi dei frutti molto negativi di qualsiasi natura. Io, Riccardo, ti ringrazio veramente perché hai regalato a questa comunità, e spero a una comunità più ampia da ora in poi, questa visione del mondo, questa visione che è una visione d'amore, una visione di rispetto, una visione scevra da ogni sentimento sporco, da ogni sentimento vano, da ogni pubblicità. È un sentimento vero. Io mi sono letta alcune cose, però ora voglio fare parlare te, voglio che tu parli del tuo libro e ti voglio dire che Vi dichiaro uniti, il tuo libro, lo si potrebbe anche tradurre Vi dichiaro innamorati anche della vita. E l'ultima cosa che voglio dire in questo momento è quello che lui mi ha, la lega che mi ha fatto, a Piera: chi cerca se stesso non è mai solo, perché prima o poi trova sempre ciò che desidera. È un libro che dà una speranza, quindi, come spesso dico, non è solo la Bibbia, e le parole che sentiamo scritte da 2000 anni che ci dicono dove sia la speranza. La speranza è anche proprio in noi stessi, in quello che noi vogliamo, che desideriamo e che rincorriamo. Grazie. È vero, effettivamente c'è anche nel sottotitolo che è una ricerca di amore e di diritti civili, ma nasce tutto dall'amore, non dico per se stessi, ma dall'amore per la vita, perché è anche un piccolo orgoglio quello di cercare di capire chi sei, di rapportarti con gli altri, e poi si può chiamare anche Vi dichiaro uniti o Vi dichiaro innamorati,
oggi più che mai, perché oggi vabbè San Valentino sarà anche una festa commerciale, però è bello sapere che l'amore è per tutti, non è soltanto per una categoria di persone. Una volta già era difficile pensare che due persone dello stesso sesso potessero semplicemente condividere un momento. Io nel libro non l'ho scritto, però pensare di poter cenare con la persona che ami in un locale pubblico, tenergli la mano, semplicemente tenergli la mano, ti faceva sentire a disagio, perché poi qualcuno poteva notare la scena, si veniva presi in giro, come ancora accade purtroppo in alcuni posti, e quindi non lo si faceva. Questo mio cammino, che ancora continua, mi fa capire che c'è tanto da fare, però non bisogna mai perdere la speranza, perché come dicevi tu prima, è una ricerca continua, una ricerca bella. Il confronto che noi stiamo facendo oggi è qualcosa che ci arricchisce entrambi, perché tu vedi nel libro qualcosa, hai percepito qualcosa, Giovanna ha percepito qualcos'altro, ognuno di voi magari questa sera avrà delle sensazioni che porterà a casa, e questo per me sarà la cosa più bella che potessi fare, non nello scrivere il libro, ma nel cercare di trasmettere una sorta di varietà che è nella natura umana, cioè il fatto di essere tutti parte di una natura così bella e così varia che ci rende unici, non diversi, ci rende proprio unici. Cioè che l'unicità è proprio questa, il fatto di essere ognuno di noi speciale a suo modo, deve trovare ognuno la sua strada che lo porta alla felicità. Non è detto che la felicità deve essere per forse in coppia, anche lo stesso essere single. Ne parlavamo prima con l'artista che questa sera sta esponendo qui i suoi quadri, anche l'essere single, secondo me, è comunque una ricerca di se stesso, perché è introspettivo, significa cercare di voler capire il senso che ognuno ha nel mondo, ed è importante. Per me scrivere questo libro è stato questo, ripercorrere con la mente cose belle, cose brutte, sicuramente cose importanti, cose che mi stanno facendo scoprire e riscoprirmi anche ora che lo sto portando in giro per la Calabria, e vedo negli occhi delle persone che lo leggono, nei miei messaggi magari che ci arrivano, che non solo la speranza non è persa, ma la speranza la puoi trasmettere di persona in persona e sperare che il mondo sia più accogliente per tutti, come diceva pure Giovanna, ed è davvero importante che sia accogliente per tutti, anche questi piccoli eventi imposti come questa bellissima galleria che è Spazio Arte 57, che io ringrazio, perché la pensi ancora oggi non ci sono dei posti per poter divulgare la cultura e poter parlare. È importante, ogni città dovrebbe avere degli spazi dedicati dove si parli di tutto, perché anche l'arte che noi vediamo qui intorno a noi è cultura, in quanto è un'espressione dell'animo umano. L'animo umano è così bello, se lo si può esprimere, che non deve avere dei pregiudizi da una parte e nemmeno delle censure dall'altra. Quindi io vi ringrazio soprattutto per essere qui questa sera, ringrazio Pierre, ringrazio Giovanna e ringrazio tutti quelli che insomma ci ascolteranno in questa chiacchierata, perché è una bella chiacchierata. Grazie, sì. Pierre. Mi sembra che l'avvocato abbia un permesso, però può aiutare. Allora io volevo parlare un attimo con Marco e sottolineare che io come insegnante, quando mi viene sempre in mente Marco, quando ci sono due bambini che si offendono perché si definiscono per qualche motivo diversi l'uno dall'altro, faccio sempre l'esempio non del bruno e del biondo, ma dei due diamanti, due pietre preziose che possono essere, due diamanti che possono essere uno giallo paperino, Giovanna conosce meglio di me, gioielli, ecco, giallo paperino, sull'azzurro, oppure può essere proprio trasparente, e proprio per indicare che ognuno di noi è un diamante, che non ha bisogno di essere uguale agli altri, e che in tutto questo il più prezioso fa risaltare quello meno prezioso per la sua diversità, che diventa unicità e che diventa esaltante da un certo punto di vista ancora di più, perché nel mondo qualcosa di
diverso non deve passare come concetto di diverso, quindi negativo, no? Deve passare come diverso. Diverso è una parola normale, spesso e volentieri in italiano ormai andiamo a tradurre una parola con due o tre parole per dare una giustificazione, ma diverso non si deve dare una giustificazione, nessun tipo di giustificazione, a mio avviso. Diversamente abile, diversamente niente, si è diversi, diversi come due diamanti, giallo paglierino, trasparente, celeste. E Marco, questo sentimento di amore e di libertà in Riccardo si è liberato conoscendoti, oppure è sempre stato così, da quando l'hai conosciuto? Allora, questa qui è una domanda un po' impegnativa, perché non ci avevo mai riflettuto in realtà, però penso che questi sentimenti di libertà stavano già dentro di noi. Io a livello personale sono di cultura liberale, libertaria, orientato verso i radicali, se lo vogliamo buttare in politica, no? Quindi diciamo sì, in quell'area lì, anche qualcosa di più di liberale, se vogliamo. E il fatto che il nostro rapporto ha superato questa prova, la prova della durata, no? Sono più di 20 anni, allora significa che questo senso di libertà era in noi già da prima, senz'altro. Io volevo approfittare però per dire un paio di cose sul concetto di diverso e di diversità, perché allora sono molto d'accordo con quello del tuo ragionamento, però purtroppo oggi noi dobbiamo, ci troviamo di fronte ad alcune, di fronte alla realtà, ma soprattutto di fronte ad una certa stratificazione culturale che abbiamo necessità di andare ad abbattere, a picconare, no? Se vogliamo aprire ancora di più gli spazi di libertà. E oggi quando si parla di diverso, e quindi spesso si dice appunto che le persone omosessuali sono diverse, non possono essere diversi migranti nella nostra prospettiva, perché voi immaginate uno di Lamezia Terme, non dico uno di noi, sarebbe sbagliato, uno di Lamezia Terme in una landa desolata del Kenya, e poi ne riparliamo sul concetto di diversità, no? Quindi dipende sempre da dove ti trovi dai punti di vista, quindi noi con queste nostre diversità. Però il problema è questo: nel momento in cui noi riconosciamo in una persona una diversità, qualunque essa sia, allo stesso tempo noi riconosciamo che c'è uno standard. Perché se diciamo che quella persona è diversa, ma diversa da che cosa? Diversa da uno standard. Le mie domande sono: e questo standard chi l'ha stabilito? Secondo quali criteri sono stati stabiliti questi standard? Chi li ha stabiliti? Che legittimazione aveva per stabilirli? Allora io ho tagliato la testa altrove. La parola diversità l'ho pulita dal mio lessico e l'ho sostituita con un termine più inclusivo, che è la varietà. Giustissimo. Ecco, quindi questo qui mi ha risolto un sacco di problemi. Mi ha veramente risolto un sacco di problemi. Perché nel momento, ripeto, nel momento in cui noi riconosciamo un diverso qualcosa, vuol dire che automaticamente riconosciamo uno standard. È implicito, certo. Esatto. Certo. E allora mi sembra, come si dice, se vogliamo essere autenticamente aperti, liberali, a tutto, no? A tutta la splendida varietà umana, il concetto di diverso lo dobbiamo spazzare via, sostituirlo con varietà. Mi piaceva molto il ragionamento iniziale, anzi ti ringrazio di aver citato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Perché c'è veramente al giorno d'oggi sembra anacronistico. Quasi 30 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla quale vale la pena dire, voglio dire una parola, forse una delle pochissime istituzioni al mondo che non sono state mai messe in discussione, cioè si è messa in discussione tutto, si è messa in discussione qualsiasi tipo di istituzione, però io non ho mai sentito mettere in discussione l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Beh, 30 anni fa consegna al mondo questa definizione di omosessualità e la racchiude in quattro parole: variante naturale del comportamento umano. Ma un capolavoro per un motivo semplice. Ci ha messo il variante, ha risolto il problema a tutte le persone che hanno il problema con cosa è naturale e cosa non lo è, perché loro hanno detto variante naturale. Per fortuna non si è capito da dove viene questa omosessualità, perché non l'hanno trovata nella genetica, non l'hanno trovato nel comportamento, non l'hanno trovato nella mancanza del papà, non l'hanno trovato nella madre ossessiva, tutti gli studi, non l'hanno trovato da nessuna parte. Quindi ce ne sono tanti misteri, no? Cioè, se pensiamo all'universo, appena siamo riusciti ad arrivare sulla Luna, non capiamo che cosa c'è 20 km sotto i nostri piedi, no? Non riusciamo a capire tantissimi meccanismi e ci stiamo dibattendo con l'ultimo meccanismo, il coronavirus, molto banalmente, no? Cioè, tutto il mondo sta lavorando spasmodicamente per capire come che funziona. Cioè, tutta questa attenzione rivolta alle persone omosessuali che poi che cosa fanno? Vogliono bene ad una persona del proprio stesso sesso, tutto qua. Come splendidamente disse Riccardo, la mamma, quando Riccardo che faceva un altro spoiler del titolo. Però è denso, visto che ci stanno 200 pagine in conseguenza. Allora, sembra anacronistico, ma siamo qui ancora a parlarne. Però è necessario e noi andiamo avanti lo stesso. Allora, dal punto di vista legislativo ci sono delle leggi appunto che sono cambiate, in base alle quali, anche grazie alle quali, Riccardo e Marco hanno potuto contrarre matrimonio, avvocato. Ma il legislatore quanto tutela questa variabilità umana? Ancora, e ancora deve fare. Diciamo che in questo preciso momento c'è una crisi di quelli che sono i diritti della personalità e soprattutto i diritti umani, perché oggi i diritti della personalità sono filtrati da un aspetto economico e questo, diciamo, li svilisce, e quindi in un certo senso. Quindi alla domanda specifica, diciamo che il legislatore, come dire, li ha sempre tutelati i diritti. Noi abbiamo due articoli della Costituzione. Un punto è riconoscere il conto che parli valere. Noi abbiamo due articoli della Costituzione molto importanti, l'articolo 2 e l'articolo 3, che forse hanno posto le basi del diritto familiare. L'articolo 2 l'avete sentito tutti quanti: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Queste sono delle parole molto semplici che sono state scritte dai padri della nostra Costituente e sono state affidate ad un grande latinista e ad un grande cultore della lingua italiana che era Concetto Marchesi. Se noi analizziamo in modo molto semplice, ecco, queste due parole, la Repubblica riconosce, questo significa che ci sono dei diritti talmente importanti, talmente legati alla natura dell'uomo, che non è possibile pensare l'uomo senza questi diritti, e sono al di là della Repubblica e dello Stato che li garantisce. La Repubblica riconosce e garantisce. Questo, diciamo, che è un omaggio che il diritto positivo fa al diritto naturale. Ci sono dei diritti, per questo prima si parlava di giustamente Marco diceva, io la parola diverso la sostituisco con la varietà, e questo articolo, l'articolo 2, appunto tutela, però per renderli effettivi subentra in questo caso l'articolo 3, perché ci sono delle discriminazioni, e allora qui subentra quella che è la solidarietà. Ma la solidarietà non è quella delle parole, dei sentimenti. La solidarietà è quel qualcosa che lega le persone e che abbatte le discriminazioni. Allora, per questo sono importanti le battaglie, e per questo sono importantissime le battaglie per i diritti civili, specialmente oggi in questo periodo dove, come dicevamo,
forse i nostri diritti si incomincia a parlare di beni comuni, perché sono quei beni che rendono effettivi i diritti della personalità, e se ne parla da una quindicina di anni, proprio perché i nostri diritti in questo momento sono continuamente violati. Basti pensare per esempio il diritto alla salute, che è in mano a poche multinazionali, il diritto, diciamo, alla vita, gli alimenti sono in mano a poche multinazionali che le tengono in brevetti, e quindi in questo momento forse siamo tornati indietro di tanti anni al periodo della rivoluzione francese. Nel caso specifico, nel caso di Marco e Riccardo, hanno dovuto attendere 30 anni perché lo Stato potesse fare una legge che riconoscesse a due persone dello stesso sesso lo stesso status di coniuge, perché prima c'erano tante discriminazioni, mentre in un processo, per esempio, il coniuge può astenersi dal testimoniare, nel caso loro, prima della legge Cilinna, assolutamente no, c'erano tanti diritti anche dal punto di vista successorio che gli venivano negati. Ora, la legge Cilinna è effettivamente un punto di arrivo, però certamente non può essere considerata una conclusione, perché c'è tantissimo da fare ancora. Diciamo che, per tornare sempre al libro, è un libro che ispira delle considerazioni di carattere giuridico molto importanti. Ho visto che ci sono stati degli apprezzamenti anche di alcuni professori universitari sulla materia, e anche dal punto di vista letterario. A me viene in mente, lo dicevo sempre a Riccardo, Herman Hesse da una parte, e dall'altra parte viene in mente anche Christian Andersen, perché ci sono persone che ancora oggi, proprio a causa delle discriminazioni che dicevamo, non riescono ad esprimere quella che è la loro personalità, un po' come aveva fatto, come diceva Andersen, nella Sirenetta. Grazie a voi. Allora, a me viene in mente, e voglio solo fare un accenno, che la cattiveria riguarda questo termine che non vogliamo più usare, ma come ha detto Marco, variabilità, si è rinnovata, si è rinfrescata, si è rafforzata durante il periodo nazifascista, perché mentre era forse dormiente e l'umanità cominciava a lasciare stare il concetto di omosessualità, ricordiamo Oscar Wilde, il periodo di Oscar Wilde, tutti lo sapevano. Dopo, invece, dopo il nazifascismo e tutto ciò che è mostruoso ha comportato, il concetto ha degenerato in un'intera successione di generazioni che hanno riflettuto negativamente sulla diversità. Diversità come noi stiamo parlando adesso di diversità di sesso, di unicità di sesso, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Un po' come avevamo lasciato Sparta, no? I bambini quando nascevano un po' storpi li lanciavano dalla rupe, la stessa cosa. Poi è cambiata anche la grecità. Ed è ritornato poi ad essere un problema la diversità, che non esiste in nessun senso, in nessun caso e per nessuna natura, dall'antifascismo in poi. Io volevo leggere un attimo una che poi fa parte della recensione anche della presentazione del libro. Siate tutto ciò che desiderate per voi stessi, siate il cambiamento del vostro piccolo centimetro di vita, dove fra una ballata triste e una tarantella allegra cercherete le parole che nessuno vi ha ancora detto. Non pensate che sia impossibile, non pensatelo mai, elevate la vostra coscienza oltre la prigione del corpo e innalzatevi nell'immenso, che adesso arriverà, anzi, è già dinanzi a voi. E questa non è una speranza, è più di una speranza. È l'invito, è l'inno, possiamo dire l'inno alla vita. E l'inno alla vita è con la certezza che lo stelo si rincorre veramente, si può arrivare, se non al risultato completo, a un parziale buon risultato. Certo, questo dipende anche da chi ci sta intorno nel senso delle istituzioni, non solo della società, che d'altra parte sono lo specchio di una certa istituzionalità che è carente, almeno per come si presenta,
nei nostri giorni è abbastanza carente. E poi volevo, dato che lei, la signora Adamo, la professoressa Adamo, mi ha rubato il testo 33, dire, leggere solo una cosa. Un giorno, lo ricordo bene, dopo l'ennesima battuta omofoba sentita a scuola, anche se non ero stato io l'oggetto dello scherno, le voglio raccontare l'accaduto, e dopo aver detto che mi sentivo sbagliato, cioè si riferisce a una professoressa, scoppiai a piangere, le dissi singhiozzando: io sono come dicono loro, faccio schifo. E lei, abbracciandomi forte, mi disse: ma cosa stai dicendo? Tu sei perfetto, così non hai niente di sbagliato, sei la cosa più bella e vera che ti potesse capitare, e non dimenticarlo mai. Allora, questo è un altro passaggio che è un pochino insito in quello che ho già detto, cioè delle istituzioni. Spesso le istituzioni scolastiche, e ve lo dico dall'interno, non educano, diseducano, perché spesso e volentieri nell'adagiamento a quello che è uno presunto classicismo c'è una vera, reale disinformazione e un'accentuata ipocrisia di chi troppo spesso nell'ambito scolastico si dedica e obbliga alla burocrazia e poco a quell'educazione che non ha bisogno di burocrazia, ma ha bisogno di sentimenti, di rapporti che ci devono essere tra gli insegnanti e gli alunni. Lui ha avuto la fortuna di avere questa insegnante che in quel momento particolare ha saputo scegliere benissimo la frase da dirti e che l'ha aiutato tantissimo. Ed è per questo che dobbiamo essere e riconoscere che ognuno di noi, a meno che non sia un assassino, un serial killer, la bellezza non la riconosco manco, in nessun modo o altro, siamo delle persone splendide, fuori dall'ipocrisia, anche delinquenti non troppo, ma fuori dall'ipocrisia. Ma preferisco le persone libere mentalmente e che cercano di raggiungere poi una loro libertà personale e la affermano con forza nella società. Vuoi chiudere tu, Riccardo, e dire: io vorrei leggere tante cose, ma sbaglieremmo tutto ed è troppo. Ci terrei a dire due parole? Sì. Io voglio solo dire una cosa perché passo la parola. Effettivamente la questione scolastica è molto importante, perché lì si parla di un insegnante che mi è stata vicina in un periodo particolare della mia vita. L'ho detto pure in precedenza, una delle ultime presentazioni, io questo libro lo regalerei alle scuole che me ne facessero richiesta, anche perché molte volte mancano dei punti di riferimento. Se si ha la fortuna di trovare un insegnante, un docente che vede nell'altro un disagio, che può essere non soltanto riguardante la sfera affettiva, ma anche pensiamo al bullismo che c'è a scuola, perché ormai il bullismo è diventata una delle piaghe fondamentali, come anche il cyberbullismo. Gli unici che possono intervenire sono la famiglia e gli insegnanti. Quindi avere magari una formazione per stare vicino a una persona che in quel momento sta attraversando un periodo di crisi dove si vede sbagliato, si vede diverso, si vede davvero... Una variante. Sì, ma lui si vede diverso perché effettivamente la società gli dice è diverso. Sì, tu, sì. Invece l'insegnante ha il compito di dire no, tu non sei diverso, tu sei vario, ti fai parte della bellezza del mondo, tu non hai niente di sbagliato, cioè è proprio quello che dovrebbe fare l'insegnante, dovrebbe dire al suo studente: tu sei qui per imparare, e imparare anche significa vivere e rapportarti con gli altri, tu non hai né qualcosa in meno né qualcosa in più degli altri, hai la possibilità di poter far parte del mondo tanto quanto può far parte qualcun altro. Infatti far parte, io l'ho scritto anche, far parte della comunità LGBT, l'ho scritto nei luoghi comuni, quando dicono: ah, ma le persone gay sono sensibili. No, le persone gay non è che sono sensibili, le persone che hanno, diciamo, quella dote che alle volte capita perché hanno vissuto tanti anni dietro un vetro,
di potersi immedesimare forse un po' di più nell'altro e quindi sono più empatici, ma di certo hanno tante caratteristiche, ognuno di noi può essere positivo e negativo, ma di certo la scuola, gli insegnanti, i genitori, gli amici hanno un ruolo fondamentale, quindi se non siamo noi a rapportarci con loro e loro a rapportarci con noi, allora la scuola fallisce, che è il compito educativo più grosso, quello di formare un'identità. Perché se tu formi un'identità e quindi hai una sicurezza, poi dopo puoi affrontare cosa? Puoi affrontare il lavoro, puoi affrontare l'amore, puoi affrontare l'amicizia, puoi affrontare la vita. Ma se la base non è quella della libertà, come dicevi tu Piera, e della sicurezza, allora lì la scuola purtroppo fallisce. E invece c'è necessità di speranza anche in quel contesto. Sarebbe utile che se ne parlasse il più possibile. Come sarebbe utile, ripeto, che si facesse cultura anche semplicemente raccontando una storia, che non è un qualcosa di trascendentale. Io in questo libro racconto semplicemente una mia vicenda. Ognuno di noi, come dicevamo prima, avrebbe tanto da raccontare. Ci sono storie di violenza sulle donne, ci sono storie di violenza domestica, ognuno potrebbe scrivere un libro se volesse. L'importante è non perdere la voglia di vivere, ma anzi la voglia di raccontarsi e di pensare che dall'altra parte c'è una persona che non solo ti può capire, ma potrebbe addirittura fare un piccolo percorso di strada insieme a te, e quello ti arricchisce, come noi stiamo facendo questa sera. Cioè io mi sento arricchito da una serata del genere dove prendo spunti di riflessione e li metterò in un futuro diario che sicuramente sto scrivendo. Grazie. Riccardo, io mi perdonatemi, io avevo detto che insomma non avrei parlato, avrei passato la parola, però poi insomma sfogliando man mano ho sottolineato, evidenziato, non posso non citare una parte della nostra società che a mio avviso, e non solo, è l'emblema dell'ipocrisia. Da sempre la religione e la società maschilista ci impongono un modello machista dove chi non si conforma al pensiero unico dominante è escluso. Penso alle scritture bibliche in bocca a certi ministri di Dio, sono pallottole pronte ad uccidere. Penso ai ragionamenti derivanti di chi parla di purezza della razza o di selezione genetica, che fanno venire i brividi, Carmine agnostica, eppure nel suo non appartenere a nessuna delle catene che l'essere umano si è imposto ha una fede incrollabile. Vi ricordo una sacerdotessa, una amazzone guerriera, che non teme di essere uccisa, e come una moderna Giovanna d'Arco sfida le leggi, le convenzioni, ordinate da questa società fallonica. Allora, questa è la mia opinione personale, ma penso che in parte rispecchia anche la tua. Cioè, la posizione della Chiesa, se non fosse stata almeno indifferente, sarebbe stato meglio. Non è indifferente, ma è armata col fucile in spalla e le pallottole in canna verso un mondo di vagabili che non può essere quella loro, qualsiasi variabile, tranne la loro, perché l'unica vera variabile che a mio avviso dovrebbe essere controllata perché intrisa di menzogne è proprio quella della Chiesa. E come la tua insegnante, così la tua insegnante, assolutamente credente, io sono credente, ma sicuramente non credente nelle parole trascritte, tramandate, che in genere i bambini si raccontano come favole, e invece si fanno passare da alcuni personaggi che parlano di Dio. Io ne parlo del mio libro pure, come verità rivelate da chi, quando, cosa, come, scritti che in effetti si sono tramandati, che nulla hanno a che vedere con la grandezza di Dio. Posso rispondere? Sì. Okay. Io nel mio libro ne parlo proprio in due capitoli del rapporto che ho con la fede. Di certo ci sono anche delle contestazioni che faccio alla Chiesa cattolica, infatti una cosa mai è essere credente, un'altra cosa è dichiararsi cattolico, perché
se prendiamo la Bibbia come un testo da seguire come un manuale di istruzioni, uno dovrebbe proprio essere escluso dalla... Falciare la metà dell'umanità. Sì, falciare la metà dell'umanità, cioè dal semplice mangiare, insomma, i crostacei perché sono sì, abominio, sì. Dal, non so, vedere una donna con sanguigno nudo, quindi quello sarebbe pure quello, oppure, che ne so, toccare una donna che ha le mestruazioni. Io, scusa, ma anche andare a dire a loro i fatti nostri. Sì, quello assolutamente, quello anche perché nessuno, diciamo, ti può assolvere dalla... Da quello che è fondamentalmente qualcosa che viene definito peccato, che poi per me peccato non è, perché fortunatamente non consente a una persona di giudicare il mio modo di amare. Perché, e questa è una forma di libertà. Perché non stiamo facendo nulla di male, eppure per anni io mi sono sentito giudicato da persone che magari avevano anche una doppia vita. Oppure peggio, anche di più, o peggio, prendevano per buone delle cose della Bibbia e altre poi invece le tenevano fuori. E io adesso, se me lo permetti, vorrei leggere una cosa simpatica, perché sempre in tema di religione, di quello che diceva il Levitico, perché spesso è quello che si dice, che giacere con il maschio al abominio, oppure mangiare crostacei al abominio, sì. Eccetera, eccetera, c'è una bellissima. Lei l'abbiamo aperta allo stesso modo, che non è un caso. C'è una bellissima lettera che circola su internet ed è molto simpatica, perché in una trasmissione radiofonica americana una certa dottoressa Laura Schlesinger parlava di quello che è appunto abominio, quello che è giusto o non è giusto a proposito dell'omosessualità riferita alla Bibbia. E un ascoltatore decide di scriverle e di rispondere ponendole delle domande e chiedendole cosa fosse a questo punto giusto, ed è una lettera molto simpatica che mi piace leggere, quindi ti chiedo un attimo di attenzione. Dice così: cara dottoressa Schlesinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma e ho cercato di condividere tale conoscenza con più persone possibili. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, vi ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che ciò è un abominio. Fine della discussione. Però avrei bisogno di alcuni consigli da lei a riguardo di altre leggi specifiche come applicarle. Vorrei vendere mia figlia come schiava, come sancito da Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? Quando sull'altare sacrificale accendo un fuoco e vi ardo un toro, so dalle scritture che ciò produce un piacevole profumo per il Signore, Levitico 1.9. Il problema è con i miei vicini, loro, i blasfemi, sostengono che l'odore non è piacevole. Devo forse percuotervi? So che posso avere contatti con una donna solo quando non ha le mestruazioni, Levitico 15:19-24. Il problema è, come faccio a chiedere questa cosa? Molte donne si offendono. Il Levitico, nei versi 25-44, afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. Può farmi capire meglio, perché non posso possedere schiavi francesi. Un mio vicino insiste nel lavorare il sabato, Esodo 35:2, dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato a ucciderlo personalmente? Un mio amico ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è considerato un abominio, nel Levitico 15:10, lo sia meno l'omosessualità. Non sono affatto d'accordo, puoi illuminarmi sulla questione. Sempre nel Levitico 21:20 afferma che non posso avvicinarmi all'altare se ho difetti di vista. Devo effettivamente ammettere che uso gli occhiali per leggere, ma la mia vista dovrebbe forse essere 10 decimi o c'è qualche scappatoia in questione. Molti dei miei amici maschi usano sassi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia nel Levitico, sempre, 19:27. In che modo devono essere messi a morte? Ancora nel Levitico, che qua abbiamo quasi finito, 11:6, viene detto che toccare la pelle del maiale morto rende impuri. Per giocare a pallone devo quindi indossare dei guanti. Mio zio possiede una fattoria, è andato contro il Levitico 19:19, poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo. Anche sua moglie ha violato lo stesso passo, perché usa indossare vesti di due tipi diversi e quindi tessuto tipo cotone e lino. Non solo, mio zio bestemmia a tutto andare, è proprio necessario che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei più semplicemente dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia il Levitico 20:14 per le persone che giacciono consanguinei?
So che lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondere a queste semplici domande. Nell'occasione la ringrazio ancora per essere così solerte nel ricordare a tutti noi che la parola di Dio è eterna ed immutabile, sempre suo, un suo ammiratore devoto. Questa la dice lunga perché sulle diciamo, assurdità che molte volte vengono scritte dovrebbero essere decontestualizzate nel periodo in cui si crea, perché la Bibbia è stata scritta 2000 anni fa, quindi tante cose sono state... Ma non sicuramente dettata da Dio o con delle pergamene sulle quali c'era scritto che Dio avesse detto questo, avesse detto come anche le preghiere sono state scritte dagli uomini, non sono state scritte da Dio. La Salve Regina è stata scritta nel 1500 e poi modificata. Nel 1500 sono passati 1500 anni. Cioè, voglio dire, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo di Riccardo. Parliamo di Riccardo, parliamo della delicatezza che ha utilizzato nello scrivere questo libro. E delicatezza che si riflette, ho visto, perché abbiamo visto proprio delle immagini del loro matrimonio, nella delicatezza delle immagini e io ho avuto questa impressione che le immagini siano state rapportate non al matrimonio in se stesso, ma al matrimonio rispetto al mondo, perché molte immagini erano sull'intorno, erano lontane da voi, riprese dall'alto su quello che era il paesaggio e lontano da quello che si faceva in maniera personale, molto sul paese che li ha ospitati per il matrimonio e poche immagini su di loro. È come stato un messaggio, cioè almeno mi è sembrato così, che il loro matrimonio, pur essendo una cosa importantissima, era importante perché la società, quella società con le case, la Calabria, è una festa. Ecco, la Calabria con le sue tarantelle aveva accettato, aveva riconosciuto, aveva visto come finalmente naturale anche un matrimonio tra Marco e Riccardo. Va bene? A me è sembrato, se una cosa è vera, io penso, in questa variabile, che è detta a più voci, è la sensibilità, ma non la sensibilità fino a se stesso, la sensibilità quale delicatezza di sentimenti e di rapporti con tutti, cosa che normalmente non c'è, perché si tende a prevaricare le persone che hanno questi sentimenti, questa variabile di umanità ha una variabile positiva, una variabile in più, ha la capacità di entrare nel cuore degli altri in punta di piedi con estrema delicatezza, cosa che generalmente pochi fanno e anzi gli altri invece spesso e volentieri subiscono. Voleva sì. Parlare? Sì. Posso dire qui? Prego. Sì. Semplicemente parlo male con la dentiera perché il libro non si può prendere. No, voglio semplicemente esprimere quella che è la realtà umana rispetto a quella che stiamo vivendo. Ovvero, io ricordai da studente universitario, sono docente di storia dell'arte dei beni culturali a pensionato, per cui, e quando mi resi conto, ci conoscemmo perfettamente, che il mio compagno d'università era, diciamo, tra virgolette, un omosessuale che conviveva con una sorta di matrimonio non esistente, perché detto, con una persona molto più anziana che apparteneva, e avevano anche delle iniziative, anzi, perché il suo convivente era proprietario di un organismo, compreso anche i locali
per le iniziative storiche, culturali e artistiche, e si facevano spesso delle mostre, delle cose. E guarda caso io gli davo una mano a organizzare queste iniziative, e più volte mi hanno dato cena, mi resi conto che in questi incontri, in questa cena, c'erano soprattutto, se non solo, delle persone omosessuali. E quindi mi resi conto di quello che era questa realtà e mi tornò in mente quello che ci era stato detto quando io ero nel cielo. E che praticamente noi abbiamo nel DNA, non mi ricordo se il DNA è un'altra cosa, praticamente il genere umano sta in un ambito per cui da una parte sono uomini, da un'altra parte sono donne, ma la maggior parte degli esseri umani stanno in mezzo a questa. Per cui sì, possono essere ufficialmente, visivamente maschi, ma per altri versi donne e così via. Però di questo non se ne parla mai e non se ne parla neppure adesso mai, ma quello che ho vissuto, ecco, da studente con questi amici, tra virgolette, mi fece capire questa divergenza. Cioè praticamente esistono degli uomini con una parte di femminilità, così come esistono donne con una parte di maschilità. E me ne resi conto poi, dalla divergenza tra chi è ufficialmente uomo e chi è ufficialmente donna, ma chi è, si ritrova in mezzo, e questo accade anche da bambini, perché già dai bambini si rendono conto che non sono perfettamente come gli viene a loro imposto, no? E guarda caso, e vediamo anche perché, la maggior parte, ecco, degli artisti, parlo da docenti dell'arte dei beni culturali, circa il 70-80% degli artisti sono, guarda caso, omosessuali. Perché? Ma perché fin da bambini, coloro che non sono perfettamente maschi o perfettamente femmine, ma soprattutto il guaio maggiore è per i maschi, cominciano a chiedersi, a farsi delle domande, cominciano a chiedersi per quale motivo c'è divergenza, c'è differenza, c'è. E questa domanda che si pongono li porta a maturare delle disponibilità anche nei confronti del mondo artistico diverse e più spinte, più avanzate rispetto a quelle delle persone, diciamo così, tra virgolette, normali. E non è un caso che parliamo di tre grandi artisti del Rinascimento: Leonardo, Michelangelo e Raffaello Sanzio. Ma Leonardo e Michelangelo erano due grandi omosessuali. Uno dei due, il grande, lo mascherava in qualche modo, lo occultava in qualche modo, ufficialmente era fidanzato con una donna che non aveva mai conosciuto, che non si era mai vista, Leonardo invece esprimeva più chiaramente la sua omosessualità, e Raffaello Sanzio si trovò veramente isolato, mentre questi due artisti che in qualche modo lo hanno anche introdotto, e tant'è che creò una terza posizione, perché faccio un esempio, Leonardo, quando voleva esprimere, voleva rappresentare delle donne, dovendo esprimerle perfettamente, aveva 7-8 modelli, ognuno dei quali si mostrava per una parte che per lui era perfetta. E quindi sommando insieme queste parti di 7-8 modelle faceva. A quel punto, ecco, Raffaello buttò là un'altra regola, che non è bello perché è bello perché piace. Lui aveva una compagna di vita che era la Fornarina, quella la figlia del fornaio sotto casa, con la quale passò tutta la sua vita, anche fu abbastanza bene, purtroppo. E ogni volta che facevamo un ritratto
della Fornarina, ne faceva due, uno vestito, vestita, e l'altra, un altro ritratto, nuda. E nel ritratto nuda esaltava ancora di più le normali difetti che ognuno di noi ha, la gamba più corta, la gamba più lunga, 8 millimetri, ma e lui le ricordava e così via, la testa più grande, la testa più piccola, un occhio più insomma. Perché? Perché in effetti, e questa dovrebbe essere una cosa che dovrebbe portarci a più riflettere, questa frase è eccezionale, che non abbiamo anche bello, cioè non è la perfezione quella che è, ma è bello perché piace. Cioè se io a un certo punto apprezzo questo aspetto in questa persona, questa è la parte preziosa che mi porta avanti nella vita. Quindi quello che bisognerebbe oggi portare avanti nelle normative, nelle logiche, è quella che è esattamente il rapporto umano, l'umanità, non quello che viene imposto in qualche modo per una logica. Quello che diceva Marco, no? Sì, 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 una logica. Ma Marco, perché la normalità? Chi lo ha detto? Infatti io qualche anno fa mandai a quel paese su Facebook, un vescovo, non mi ricordo delle mie parti, non mi ricordo se era di là, comunque insomma fra Marche e Umbria, che fece una pubblicazione e scrisse su una cosa che ha l'omosessualità contro la natura. Perché gli fece un intervento dicendo che se lui ritiene questo dovrebbe fare ricorso a Gesù Cristo, anzi a Dio, che è stato lui che ha creato l'umanità, e, ma tutto quello che riguarda la posizione tra maschio, destra, sinistra, femmina, ma tanta parte dell'umanità si trova lì in mezzo, da che parte invece è stato Dio che ha creato qualcosa, perché non può dire che è contro gli altri giovani, con gli umani, eccetera. No. Tra Dio e Dio, tra voi con gli esseri umani, questo insomma è quello che andrebbe. E a questo punto, ecco, visto che tante civiltà, tra virgolette, hanno delle logiche diverse l'una dall'altra, che so, nel mondo islamico, è normale che un uomo abbia 15-20 donne, 15-20 mogli, madri di famiglia, 15-20 faccio vedere. Di uno. Per qualcuno invece, come è quello che mi è più cristiano ma non cattolico, perché in effetti la maggior parte, se non tutte le religioni, scaturiscono da posizioni personali, periodiche, no? Perché ogni religione ha una sua, il protestantesimo perché nato in quel contesto. Andiamo troppo in là. No, ma è una logica, è solamente logica. Mi reputo un cattolico, cattolico con la gente. Ma perché? Perché tutte quante le religioni cristiane nascono da motivi culturali, politici, economici. Per dire, quel protestantesimo nato da cosa? Non potendo farlo realmente, ma per una protesta dell'Europa del Nord a una specie di condono che aveva fatto il Papa. Cos'è un condono? Sì, il condono. Perché aveva bisogno di soldi per finire tanti monumenti, tipo San Pietro, eccetera, eccetera, quindi cosa fece? Butto lì, e allora voi che avete dei mercati, fate un'offerta alla Chiesa. Vabbè, ci sono tante occasioni che ha avuto. La Chiesa per raccogliere i fondi. Primo fra questo abbiamo 365 per 2 e per 3. Perché ogni giorno sono due santi, tre santi. Non è possibile poi che i santi si siano fermati più o meno nel 1600. Poi siamo stati tutti diavoli. E quindi... Chiaramente nel Nord Europa dissero no, noi non siamo d'accordo con il Papa che dice questo. Non potendo dire che non vogliamo dargli soldi, perché già no, per il Papa, per la Chiesa romana, la Madonna, comunque insomma questo è quello che volevo dire, che onestamente dovremmo assumere nei confronti dell'arte, nei confronti della persona, delle posizioni più
naturali per riconoscimento della natura, grazie, vera, reale, natura. Grazie. Grazie. No, poi tanto eventualmente. Innanzitutto grazie a Marco e a Riccardo di essere miei amici, è la prima cosa. È un onore di avere la loro amicizia, di conoscerli e di sapere che la loro storia appunto parte da lontano e si è una storia che parla di amore, di qualcosa che trascende da tutte le discussioni che vengono fatte in questo mondo. Poi sono molto contento e quando ho saputo del libro ho detto a Riccardo di farmi sapere quando ci saranno state le presentazioni, comunque di quando comunque il libro potrà essere fruibile, comunque quando potevo leggere la storia, una storia d'amore che trascende, una storia di vita che trascende da tutte le logiche, che comunque è vera e sincera. E vorrei rispondere sull'intervento del professore. Io da attivista LGBTQIA, quindi sono nello stesso mondo di Marco e Riccardo, e non bisogna fare confusione tra, adesso mi metto il cappello di alcune definizioni che vengono dette e ridette. Allora, il primo a parlare di questa cosa fu Alfred Kinsey, con la scala Kinsey. Alfred Kinsey partì da un punto 0 e 6, che rispettivamente erano eterosessualità e omosessualità, e che tutte le varianti del comportamento umano rientravano dentro questa sfera, dentro questa scala. E non è che un omosessuale è femminilizzato, oppure una lesbica, un gay è femminilizzato, una lesbica è maschilizzata. È semplicemente un fatto di provare attrazione verso lo stesso sesso. Quindi. E poi, vabbè, inciso, su questo inciso mi fermo. Ma questo sta anche nel DNA, attenzione. Non è provato scientificamente nel DNA di nessun essere umano che esiste l'orientamento sessuale nel DNA di un essere umano. Non è provato scientificamente. Quindi da attivista LGBTQIA mi potevo esimere di non rispondere. Sul libro io lo sto leggendo piano piano, perché tra le mille cose che sto facendo, e l'ho già detto anche a Riccardo, lo sto leggendo piano piano, ma lo sto gustando, come si può dire. Lo sto gustando e sto cercando di capire ogni attimo, ogni sentimento, ogni emozione, e vengo dunque alla domanda che faccio sia a Marco che a Riccardo. L'attivismo certo non si ferma, ma come vedete questo punto di partenza della legge Cirinnà, che vi ha permesso di essere uniti civilmente, io lo chiamo sempre matrimonio, perché per me unirsi civilmente è una parola obbrobbiosa che... Quindi lo chiamo matrimonio, infatti quando lo vedo dico a Riccardo, a Marco, dov'è il tuo sposo? Cioè, quindi l'attivismo certo non si ferma, ma come vedete la questione della legge contro l'omotransfobia, che in regione è stata bocciata con la scorsa
faccio un po' di politica con la scorsa legislatura regionale, se può andare avanti l'iter, se può essere inserito più che una legge contro l'omotransfobia, una legge contro le discriminazioni di orientamento omosessuale e di identità di genere. E come vedete la questione di avere una legge nazionale appunto su questo tema. Grazie. Grazie Marco, grazie. Io rispondo sulla parte relativa alla legge Cirinna, poi Marco Mari parla perché comunque lui ha partecipato ovviamente alla stesura della legge in regione, quindi è la persona più indicata. Infatti lo sapevo, sei preparato. Volevo rispondere proprio brevemente al professore, effettivamente il fatto di dire che c'è una componente maschile e femminile, quella c'è, secondo gli studi c'è un po' in tutti noi, però da qua a dire che per esempio non so, c'è un'indole più femminile che maschile in un gay o in una lesbica, non è proprio, almeno per quel che mi riguarda, io dico per quel che mi riguarda, perché comunque conosco personalmente moltissimi gay e lesbiche che dall'esterno nessuno direbbe mai che è gay, cioè, anche perché se fosse la movenza cosiddetto la cosiddetta persona effeminata, che viene tra l'altro discriminata anche nella nostra collettiva, non è che c'è una predominanza di qualche genere femminile o comunque di qualche cromosoma femminile. Io penso che sia più una questione di indole, cioè una persona è così e basta. Quando la scienza lo proverà, e spero che non lo provi mai, perché si arriverà magari a qualcuno che, come per le persone con la sindrome di Down, possono decidere di fare una selezione genetica, e questo è aberrante, che una persona possa scegliere se avere un figlio con gli occhi azzurri o una persona gay, piuttosto che, spero che non si arrivi mai alla eugenetica, mi sta ritornando al nazismo che parlava Piera, ed è aperto, quindi spero che non si arrivi mai a designare che una persona è gay perché c'ha un cromosoma in più e in meno. Comunque, questo è il mio modo di pensare. Per quanto riguarda il matrimonio, è bello questa parola, perché tutti dicono matrimonio ormai, cioè, tutti dicono, non dicono unione civile, dicono tutti il vostro matrimonio, alcuni dicono addirittura, parlando di Marco, tuo marito, sì, quindi io penso che ormai la questione della legge sia stata assimilata dal punto di vista sociale. Quando si parla di unione civile non si parla più ormai di unione civile in quanto legge sull'unione civile, si parla più di matrimonio. Certo, non abbiamo però gli stessi diritti del matrimonio tradizionale, perché per esempio è stata esclusa la filiazione, è stata messa per esempio una cosa secondo me molto scandalosa, che è quella sulla fedeltà. Cioè, che è come se, dal punto di vista pure cattolico, per fare un favore ai cattolici, si dicesse: ok, voi gay avete un istituto, quindi vi separiamo e potete essere pure promiscui quanto volete, fate quello che vi pare. Gli etero no, gli etero, sai, come la famiglia tradizionale, uomo e donna, non si deve tradire il matrimonio, se no si tradisce, quindi eccetera, eccetera. Quindi anche in quello ci hanno voluto separare, come se la storia che io vivo con Marco non fosse fatta di fedeltà. Quindi io penso che già anche in questa piccola differenza... Ma perché fuori il sentimento, Riccardo, lo so. Che è il matrimonio della Chiesa, c'è, cioè fuori, cioè non è preso in considerazione il sentimento. Esatto, è preso in considerazione l'atto firmato. Esatto, e quindi, che poi mi può anche andare bene l'atto firmato se parliamo di matrimonio egualitario, cioè io sono per il matrimonio egualitario, a me non interessa per nulla il matrimonio in chiesa, mi interessa il matrimonio egualitario, cioè il matrimonio civile che comunque parifichi tutti gli esseri umani sotto il profilo giuridico, visto che io sono una persona che fa parte dello Stato italiano, la Costituzione dovrebbe, come diceva Giuseppe, garantire i miei diritti senza distinzioni di razza, orientamento sessuale, ma in generale rimuovere quello che sono i limiti imposti da discriminazione. Quindi se dovessimo semplicemente basarci sulla Costituzione, io avrei la legge non sull'unione civile, avrei il matrimonio egualitario. Quindi non bisognava creare un nuovo istituto, ma bisognava semplicemente magari riformare il diritto di famiglia, alleggerirlo, perché sicuramente ci sono anche delle tematiche relative al divorzio che sono pesanti, tante cose, e si faceva un diritto per tutti, un'unica legge per tutti, senza fare il matrimonio di serie A e il matrimonio di serie B.
E quindi io ho risposto alla parte relativa all'unione civile, quindi al matrimonio, e sicuramente però c'è da lavorare. I diritti non sono acquisiti, assolutamente no, lo vediamo continuamente con la recrudescenza del nazismo, piuttosto che dei reati antisemiti nei confronti delle persone di religione ebraica. Quindi assolutamente scordatevi il fatto che un diritto lo avete acquisito ed è lì che ve lo terrete per tutta la vita. No, i diritti dovremo dovremmo difenderli sempre ed è giusto che se ne parli nel livello, nelle scuole, in questi consessi pubblici, perché sono utilissimi. Se parlarne questa sera qui, dici una galleria d'arte, ne stiamo parlando, c'è gente che non ne parla, fa politica sui social, però in realtà materialmente non si fa nulla, non si fa nulla, anche in questa città. Io mi auguro che questa città viva delle cose positive a livello politico, di diritti, di come dire, affezione all'amore per la propria città, perché sarebbe bello vedere, a me piacerebbe tantissimo vedere mostre d'arte itineranti. Questa galleria d'arte lo vorrei vedere in tutta la città, se fosse possibile, se fosse possibile. Noi chiediamo magari al sindaco, magari. C'è una piccola iniziativa che fanno a giugno i commercianti, l'hanno fatto l'anno scorso. Tutti i negozi espongono dei quadri, mi coinvolgono in questa cosa, quindi c'è un inizio. E speriamo se ne parli, perché comunque vai a esporre i quadri nei negozi. Io l'ho visto, non so se a Reggio Calabria o a Napoli, forse a Napoli, l'ho visto a Napoli. Si copia poi. Ed è bello, perché tu vai magari dal panettiere e vedi là il quadro, vai dal salumiere e vedi il quadro. Ecco, questa sarebbe una bellissima idea. A questo punto mi taccio, sennò poi diventa troppo lungo, e passo la parola a Marco, così ti risponde per quanto riguarda l'iter della legge sull'uomo transfobia. Allora, Marco, sull'uomo transfobia, in particolare sul testo di legge regionale, a cui ho avuto diciamo, la possibilità di dare un contributo, più che bocciata è abortita, cioè nel senso che è stata approvata in commissione cultura e poi dopo non è andata avanti. Questo è stato già un problema, perché a livello regionale non c'è stato il coraggio politico di approvare questa legge sull'omotransfobia. A livello nazionale invece quest'iter sta andando avanti. Punto di domanda, se ci sarà una legge che sancirà un aggravante che inserirà nel codice penale. Io guardo l'avvocato, perché altrimenti ho bisogno di un supporto. Quindi se sarà inserito nel codice penale un aggravante per atti omotransfobici oppure no, questo qui naturalmente si vedrà. Il punto è: abbiamo necessità di questa legge? Allora, qui io sono combattuto, perché se guardo dentro me stesso, quindi se guardo dentro Marco, liberale, liberista, eccetera, eccetera, la risposta è no. Perché abbiamo già tutti gli strumenti per sanzionare questi tipi di atti. Non è che un atto, un reato, pur non esistendo il reato di omofobia, abbiamo tutti gli strumenti legali per sanzionare le discriminazioni. Ok? Poi però guardo la realtà e allora dico sì, abbiamo bisogno di questa legge, perché l'Italia è un paese che ancora deve crescere da questo punto di vista, e gli atti omotransfobici sono diffusissimi, molto più diffusi di quelli che pensiamo. Allora qui mi viene incontro un insegnamento che mi ha dato io ho fatto un sindacato attivo anche a livello territoriale con la CGIL, ho fatto i miei 8 anni, poi siccome ritenendo che il sindacato deve essere una parte della tua vita e non diventare una professione, naturalmente finito quel periodo sono andato a fare altro, non ho continuato più. Però in CGIL ho tratto questo insegnamento. In CGIL ci sono le quote rosa, che tantissimi detestano, e che se guardo dentro me stesso, nella mia anima liberale, liberista, non sono d'accordo nemmeno io. Però in CGL che cosa ho notato? Ed è qui l'insegnamento che ne ho tratto. Mentre da tutte le altre parti le donne continuano a fare tantissima fatica a parificarsi con l'altro genere, soprattutto quando parliamo di ruoli di responsabilità e di dirigenza,
In CGL questa invece funziona grazie proprio a quelle quote, perché nello statuto della CGL c'è scritto che un organismo, se non c'è una parità di genere, non si può costituire, cioè proprio non si costituisce, viene commissariato e se ne fa tutto quanto da capo. Se non si riesce un organo, se non riesce un organo dirigenziale ad essere rappresentato in modo equilibrato. Allora poi dopo io guardo l'esterno e vedo che non succede niente, non si riesce nemmeno ad applicare una legge dello Stato che impone alle società di avere la rappresentanza, una parità di genere nei consigli di amministrazione, ok? Abbiamo avuto un caso in Atlanta che qua la mezza ferma. E dall'altra parte invece vedevo in CGL che questa cosa invece funziona. E allora mi sono convinto che una legge sull'omotransfobia, che non dovrebbe esistere, purtroppo in questo momento è necessaria in Italia. L'ultimo insegnamento che mi ha convinto alla necessità che ci vuole è proprio la legge sull'unione civile, perché la legge sull'unione civile non è servita soltanto a noi due per essere più uguali rispetto alle altre coppie, va bene? Ma è servita questa legge anche a far fare un salto di qualità alla società italiana, perché mentre io, non 20 anni fa, ma 5 anni fa, tutti i giorni, ma tutti i santi giorni dell'anno, incontravo il piccolo o grande atto omofobico, che poteva essere la battuta nel bar, sul posto di lavoro, in associazione, anche nello stesso sindacato e tutto quanto il resto. Da quando si è aperto il grandissimo dibattito sull'unione civile, che è durato 2 anni, onore e grazie all'informazione che finalmente si è convinta, che è partita 30 anni fa, quando pubblicavano, voglio dire, quando parlavano dei Pasolini come il campo colto, no? Sì. Ci fu un'immagine proprio di Pier Paolo Pasolini pubblicato su un giornale che non ricordo se fosse il Borghese o qualcosa del genere, dove praticamente era capovolto, ok? E quindi in 5 anni si è rivoluzionata questa situazione, perché poi è arrivata la legge e quindi si è data una legittimazione, e adesso sono passati quasi 3 anni, a maggio fa 3 anni questa legge, e io ho notato che è cambiato tantissimo, perlomeno gli omofobi del mio stivale in Italia, ok? Perlomeno ci pensano prima di dare fiato a delle sciocchezze. Qualcosa è cambiato, ecco perché abbiamo avuto bisogno della legge sulla civile, ma abbiamo bisogno anche della legge sull'omotransfobia. Non ci sono darsi questa che passa. Una cosa brevissima, sì, darsi che questa passa, perché penso è votato in commissione con mi pare Giovanni Zan, che ha fatto la proposta, è stata in commissione per ottobre, nella prima settimana di ottobre, e ha preso posizione una persona che proprio non ha la faccia del combattente, che è Zingaretti, però può essere che questa volta sia la volta buona, anche se bisogna dire che la prima risoluzione a livello europeo dovrebbe essere del 1984-85, insomma, tantissimi anni fa, l'ultima che ha invitato gli stati dell'Unione che ancora non avevano legiferato è del 2007-2008 più o meno, un paio di anni, la ricordo così perché un paio di anni dopo, perché io mi sono sposato nel 2005, questa dovrebbe essere del 2007-2008, che ha invitato proprio lo Stato italiano. Adesso è in commissione e pare che ci siano, sempre se il governo resiste, ci siano buone possibilità che possa essere, e se ne ha diciamo, come dire, vitale bisogno. Prima di chiudere, salutarci, ma proprio un'ultima cosa di 5 secondi, io non posso abdicare al mio ruolo naturalmente di editore, poi devo fare l'invito, comprate il libro, compratene qualche copia in più se la volete regalare, e sarà divertentissimo magari pensare a chi regalarlo. È una verità, perché nasconde il fatto appunto a chi regalarla, perché molti, come abbiamo detto, si nascondono perché ancora non sono consapevoli di che la libertà è la più importante. La libertà è la cosa più importante. Agli omofobi sì, sarebbe da regalare, ma anche al Vaticano. Una coppia del Vaticano,
Cracovia e Vaticano. Allora, vi lascio con questa speranza di vita migliore, perché la speranza di libertà è una speranza di vita migliore, e con il libro vi dichiaro uniti a Marco e a Riccardo. Buonasera. Grazie.